Ancora un colpo di scena nella vicenda del loro scomparso Antonio Di Stazio resterà in silenzio. Il vigilante in carcere da 6 mesi con l'accusa di furto pluriaggravato dopo che nelle scorse settimane sembrava intenzionato a parlare fa marcia indietro, non renderà infatti interrogatorio davanti al PM. E adesso quindi si attende che venga fissata la data del processo al vigilante. Il colpo milionario risale allo scorso 11 luglio quando durante un giro tra le aziende del distretto orafo aretino a Baia Alpino scomparve un furgone blindato contenente 50 kg in verghe d'oro ed un vigilante. Il portavalori svuotato ricomparve poco più tardi nei pressi della stazione di servizio della 1 di Baia Alpino Ovest. Di Stazio invece si presentò una decina di giorni dopo, il 19 luglio per l'esattezza, al comando provinciale dei Carabinieri di Lucca. L'uomo venne arrestato, ma dell'oro e di eventuali complici ancora ad oggi nemmeno una parola.